Allora, buongiorno ai nostri amici. Oggi siamo in compagnia di un noto volto di Accademia della Libertà. Sì. Sono noti infatti i suoi duetti con soprattutto con Giorgio Vitali. Sì, sì. E soprattutto su argomenti che qualcuno potrebbe ritenere, come dire, superati, potrebbe ritenere inutili, qualcuno potrebbe ritenere, che ne so, definirli vecchiume. Perché invece, Ubaldo, viene data da parte tua e anche di Giorgio così importanza ad un certo periodo storico di questa nostra Italia? Sì, perché il periodo storico di cui parliamo, no, per chi ci ascolta, praticamente parliamo del ventennio, come hai detto, ventennio, appunto, dell'Italia fascista, come viene definita. Dico questo non perché io sono fanatico o che io ami che in Italia venga dittatura, anzi tutto l'incontrario. Dico questo perché il fascismo in Italia è veramente poco conosciuto, specialmente delle giovani generazioni, eccetto qualche studioso o qualcuno che, diciamo, perché per conto suo si fa le dovute ricerche. E il fascismo è comunque ancora in Italia un perfetto sconosciuto, ma è sconosciuto anche per molti che hanno vissuto il ventennio, dico per molti che ho conosciuto io, che allora erano ragazzi, che avevano magari 15-20 anni o poco più. E, voglio dire, il fascismo comunque l'Italia deve fare i conti. Poi il fascismo non è assolutamente né vecchio né superato, il fascismo è davanti a noi. Per chi capisce che cosa significa la parola fascismo e quindi che cosa significa essere fascista. Cioè bisogna conoscerne bene i contenuti sociali, spirituali in esso contenuti, che sono di un'attualità impressionante. Ma tu ti stai riferendo al fatto che il fascismo prevedeva un certo tipo di società? Certamente, il fascismo prevedeva l'uomo all'interno di questa, certo, società. L'uomo partecipe della società, cioè partecipe della res publica, cioè proprio attivo, cioè un cittadino attivo che partecipava alla condizione dello Stato nelle sue varie manifestazioni, che partivano dal lavoro, eccetera. E questo era il progetto che il fascismo si proponeva di fare, cioè portare la massa a partecipare alla gestione della cosa pubblica, cioè della res pubblica, cioè quindi la gestione dello Stato. E questo comportava una serie, chiaramente, una serie di privazioni per certi poteri che non potevano tollerare una politica di questo genere. Ed ecco che il fascismo fu, seppur involontariamente, fu il provocatore, diciamo tra virgolette, della Seconda Guerra Mondiale. Perché la Seconda Guerra Mondiale, a differenza di altre guerre che sono succedute prima e dopo, ha avuto un aspetto anche ideologico politico molto profondo, che purtroppo pochi sanno, ma che invece è stato proprio così. Basta guardare per esempio il volontarismo che c'era in Italia durante quel periodo. Per esempio, guardiamo un po' i numeri, facciamo un paragone fra la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale. Allora, anche la Prima Guerra Mondiale ha avuto tanti volontari, ma se andiamo a vedere i numeri, no? Andiamo a vedere due numeri: i disertori che ci furono in Italia dal 40 al 43, cioè i primi tre anni della Seconda Guerra Mondiale, quando noi la combattemmo, cioè tutto intero a fianco di un alleato, in questo caso la Germania, e andiamo a vedere i disertori che invece ci furono durante la Prima Guerra Mondiale, quando combattemmo facendo il solito salto della quaglia a fianco delle potenze cosiddette dell'intesa, cioè Francia, Inghilterra e poi Stati Uniti. Ebbene, la Prima Guerra Mondiale abbiamo avuto qualcosa come 700.000 disertori, di cui la maggioranza di questi erano meridionali, e l'isola che ha prodotto più disertori, diciamo la regione italiana che ha dato più disertori durante la Prima Guerra Mondiale, fu la Sicilia, con quasi 200.000 diserzioni. Ebbene, la Seconda Guerra Mondiale, diserzioni dal 1940 al 1943, cioè prima del collasso del settembre, furono appena 70.000. Ecco, già questi numeri fanno capire che, insomma, c'è qualcosa che non va. Come si fa a dire che quella guerra era sentita, questa qui no, eccetera eccetera? Cioè c'è qualcosa che va scoperto e va detto. Ma poi non solo. Ma scusa, ma sono stati indagati i motivi per i quali nella Prima Guerra Mondiale ci furono tanti disertori? Ma certamente, il motivo e nella seconda invece sì, meno. Come no, ma il motivo, se uno fa un'indagine complessiva di quelle, diciamo, del periodo risorgimentale italiano, quindi Prima Guerra Mondiale, che poi per molti storici è definita la quarta guerra di indipendenza italiana, e poi la Seconda Guerra Mondiale, cosa troviamo? Troviamo questo, fino all'inizio dell'avvento del fascismo, in Italia il senso dello Stato
e quindi di appartenenza, eccetera, era sentito da una minoranza degli italiani. Questo va detto, cioè basta vedere come avvenne l'Unità d'Italia, avvenne fatta in modo criminale, per non dire di peggio. E già questo. Non c'era un'identità nazionale. No, assolutamente no. Quindi c'erano dei contadini del Mezzogiorno che andavano a combattere sul cazzo. Quindi i contadini austriaci così non sapevano nemmeno le ragioni per cui andavano a combattere. E quindi le deserzioni furono tante. Poi per non dimenticare quanti disertori furono uccisi dai reali carabinieri che non volevano andare a combattere. C'è tutta una storia da scoprire qua. Per esempio tutto il macellaio che ha fatto fare il generale Cadorna, che ne ha fatto uccidere tantissimi. E oltre al resto, per non parlare di 600 e passa mille uomini fatti massacrare come carne da macello, addirittura c'è un episodio che va ricordato, e questo l'ho letto a più parte, c'è un episodio in cui c'era un giovane tenente piemontese, buffone, presuntuoso, che aveva una stelletta sulla spallina e pensava di essere chissà chi, no? Porta all'assalto di una postazione di mitraglieri austriaci un intero reggimento di 600 uomini contro queste postazioni qui, e gli austriaci cominciarono a sparare, a ammazzarne tantissimi, e a un certo punto questo ufficiale austriaco alza bandiera bianca. Lo stupido di ufficiale italiana cosa fa? Pensa che questo qui si voleva arrendere, invece no, questo qua gli dice: momento, io non voglio arrendere, voglio solo dirle porti via i suoi uomini, che noi non siamo dei macellai, siamo dei soldati. Questo gli disse l'austriaco all'italiano, cioè è una lezione di etica ed umanità incredibile, che questo dovremmo ricordarcelo tutti. Ma poi non solo questo, quando invece avviene il fascismo, durante il ventennio fascista che l'italiano ritrova la sua identità, che si sente fiero di essere italiano. Ma perché si sente fiero di essere italiano, l'italiano del fascismo, cioè durante il fascismo? Ma non poteva essere, scusa se ti interrompo Ubaldo, prego, semplicemente frutto di una abilissima manipolazione? No, assolutamente no. Perché si può escludere che sia stato frutto di manipolazione e invece qualcosa di veramente sentito? No, che prove puoi portare? Le prove sono queste. Prima di tutto, diciamo, chi allora era al governo andava veramente verso il popolo, cioè ha fatto una legislazione impressionante che ancora oggi è talmente attuale, anzi è futurista, direi, che di cui non si può fare a meno, perché non si può, cioè non c'è nessuno che ha pensato a qualcosa di meglio della legiferazione sociale fascista. A oggi non c'è niente di meglio, parliamoci chiaro, anzi oggi ci stanno togliendo quello che di buona ha fatto il fascismo in questo campo. E non solo, poi allora con le varie opere pubbliche, insomma, Mussolini diede un grande colpo alla disoccupazione, e per non parlare del resto, di tutto, diciamo, dello Stato che funzionava, dei servizi che funzionavano, la scuola che era comunque una cosa seria, anche se qualcuno fa delle barzellette e denigra perché gli fa comodo denigrare, ma in realtà la scuola allora era una cosa seria. Basta vedere come funzionava l'università, cioè quelli che venivano fuori dall'università, la preparazione di questi, basta fare dei nomi, basta pensare ai ragazzi via Panisperma di Roma, i fisici nucleari di Pontecorvo, Ettore Majorana, Fermi, eccetera, cioè che ancora oggi sono nomi che danno orgoglio all'Italia nel ramo della fisica nucleare, e per non parlare anche di altri, gli altri settori della tecnica, ingegneristica, architettura, basta pensare a Piacentini come architetto, ai piani regolatori di allora che erano di una... Che erano fatti 80 anni fa, ma come se li facessero, anzi, nel futuro, nel 3000. Cioè, basta vedere l'euro, basta vedere Latina, basta vedere l'Agropontino, ma anche in altri posti. Cioè, e tante, tante altre cose che sono da scoprire. Io, per esempio, vorrei segnalare due lavori fatti in questo senso. Sono due lavori, però, che non sono lavori politici, sono soltanto un elenco di descrizioni di fatti. Uno l'ha fatto lo storico scomparso l'anno scorso, ma purtroppo prematuramente, parlo di Alberto Bernardino Mariantoni, che in risposta alle sciocchezze di Fini ha scritto un libro, Le storture del male assoluto, tra virgolette, e poi sotto ha scritto, sempre tra virgolette, I crimini che hanno fatto grande l'Italia. Ecco, se uno si legge quei fatti, ripeto, fatti, non è che sono manipolazioni o storture di verità, assolutamente no, sono fatti chiari, nudi, che li possiamo dire anche oggi. Ecco, se uno si legge già questo elenco di fatti, già capisce che c'è qualcosa che non va, cioè che la storiografia fatta nel dopoguerra
che per 90% ha teso a denigrare quel periodo, quasi a far vergognare gli italiani che hanno vissuto quel periodo, o addirittura a far vergognare che hanno avuto appunto un governo cosiddetto fascista, lì uno capisce tutto. Poi anche per non parlare, quasi, credo che quel quasi lo possiamo anche togliere, ma sì no dico, possiamo anche togliere, certamente sì, io dico così per essere diciamo prudente, ma la realtà è quella, qui non c'è nessun quasi, è quella realtà. Come anche un altro lavoro di questo genere l'ha fatto un tale diciamo Alessandro Mezzano, che ha fatto anche un lavoro simile a Mario Antoni, che presenta tutta una legislazione fatta dal regime fascista in campo sociale per anche altre cose, che veramente uno deve rifletterci sopra e capire e dire, ma questo male qui, se è stato male, come ha potuto un male fare queste cose qui? Ecco, allora uno deve dire, ma allora la verità che mi hanno detto è tale, oppure è una verità che invece è una bugia? Ecco, allora a questo punto io invito a chi ha dei dubbi, a chi ancora crede che chissà che male c'è stato, di darci uno sguardo dentro la sua testa, di indagare sui fatti, e da lì poi arriverà alle conclusioni che sono andato io. Scusa, mi sembra di capire che stai dicendo che c'è interesse a dare una certa versione di quel periodo storico e di che cosa fu il fascismo. Certamente. E chi ha questo interesse? Ma questo interesse per me deve averlo tutto il popolo italiano. No, l'interesse voglio dire a dare una versione diversa. Ah, beh, l'interesse a dare una versione diversa ce l'hanno i poteri forti innanzitutto. La classe dirigente attuale, che non fa che derubare l'italiano la mattina alla sera. Io ti faccio un esempio che è successo qui in Basilicata, o meglio, io dovrei chiamarla Lucania, perché il suo vero nome è Lucania, poi è stata chiamata Basilicata, ma il vero nome è Lucania. Allora, qui, come sapete, come si sa, almeno per chi sa, c'è petrolio. Adesso io sono seduto qua, su un posto, qui è stato 18 anni fa, 20 anni fa, hanno fatto un sondaggio che a 1500 metri dove sono seduto c'è petrolio. Mi auguro che non verranno qui a scavare anche qua. Beh, no, mi auguro tanto. Che sta succedendo nella Val d'Agri, appunto, penso appunto, che non è il caso. Allora, succede che qui, per non si sa quale motivo, questa è una cosa tragicomica, anzi più tragica che comica, praticamente non si pagano royalty. A chi vanno a finire le royalty petrolifere quando sappiamo che in tutto il mondo vanno a prendere il petrolio e pagano royalty? Qui no, addirittura si paga un 5-6%, 7%, che poi nemmeno si sa se è reale. Cioè c'è una truffa continua, addirittura non siamo nemmeno più padroni delle nostre risorse. Cioè, allora uno dice, ma come mai? Appunto, come mai? Questa cosa del genere, posso assicurare che durante il fascismo, mi gioco tutta la mia vita, non sarebbe mai successa. Quindi tu dici, è importante andare a verificare quello che accade, sì. Non fidarsi delle versioni ufficiali. Assolutamente no. Tutto sommato non fidarsi nemmeno di quello che stai dicendo tu, ma andare a verificare. No, ma fonti. Io non sto dicendo che devono credere a me quello che dico io, sto dicendo andate a verificare, informatevi e ragionate sui fatti, non sulle chiacchiere, sui fatti. Possiamo dire, Ubaldo, che tutte le cose scomode vengono etichettate e non si può né indagare né parlarne. Esatto. Perché, allora, per esempio, perché non si può parlare di quel periodo? Perché non si può fare revisione storica? Ecco, bravo. Perché non si può parlare contro alcune persone che commettono da tantissimo tempo degli atti contro l'umanità? Esatto. Perché si viene accusati di antisemitismo. Sì, anche questo è vero. Capisci? Allora tutte le cose scomode vengono etichettate e non se ne può parlare. Non è già questo un motivo per far scattare una curiosità? Esattamente, sì, no, ma io qui adesso devo fare una precisazione. Okay. Dunque, il potere che oggi ci domina non ha nessun interesse a confrontarsi con il fascismo, o meglio, con quello che, con i contenuti dell'ideologia fascista, con quello che ha fatto, diciamo, il potere fascista in Italia, ma posso parlare non solo in Italia, possiamo dire anche in Germania, e come anche in altri posti, ma soprattutto parlo dell'Italia e Germania, in cui cioè, i due movimenti che sono simili ideologicamente, seppur con quella differenza, hanno fatto delle cose nel ramo del lavoro, della socialità, eccetera, veramente incredibili, dei veri miracoli. Per quanto riguarda invece altre cose, come te dicevi tu prima, che magari sono persone che fanno del male all'umanità, insomma, quelli che dominano l'alta finanza, eccetera, eccetera. Ecco, qui c'è da dire che bisogna scegliere due cose. Purtroppo anche qui il potere ha un interesse a creare l'antisemitismo, cioè perché un ebreo bisogna dargli addosso perché è ebreo. Allora qui bisogna fare dei distingui. Ci sono ebrei che io conosco, persone eccezionali, professionisti, gente tranquilla, anzi addirittura durante il fascismo, diciamo che c'era tondo, 742 ebrei hanno guidato la marcia su Roma, hanno appoggiato Mussolini, addirittura sotto il fascismo gli ebrei hanno avuto in campo di legislazione
specialmente il 31, delle cose che qui bisogna stare attenti a quello che si dice, no? Perché sennò poi certo. Si fa il gioco dei signori che vogliono che ci sia una provocazione, no? E invece noi dobbiamo stare attenti a quanto parliamo di queste cose, perché bisogna distinguere bene le cose, ecco, perché io ti dico, io ho visto tanti ebrei onesti, lo devo dire, perché è vero, non è che voglio dire, però purtroppo anche loro hanno i loro guai e se li devono insomma curare e capire che non si può andare avanti così. Per esempio, la religione dice che non è il popolo eletto. Bene, io dico che su questa faccia di terra non esistono popoli eletti. Esistono popoli, tutti i popoli che hanno il diritto di vivere alla pari con gli altri. Non ci devono essere sorelle maggiore, sorelle minore o serve. O siamo tutti fratelli o niente, questo è il punto. Ecco, quindi dicevamo, addirittura. Buonasera. Stiamo facendo un'intervista con un signore, siamo in Lucania. Sì, mio parente anche. Parente Ubaldo, sì. Prima c'erano le pecorelle. La parte di mia mamma. Facciamo vedere un panorama, è arrivato anche il cane. Sì, sì. Facciamo vedere la poltrona sulla quale è seduto Ubaldo. Esatto. No, dicevamo Ubaldo, sì. Quindi sì, sì. Non è questione di etichettare, no, è questione no. Di dati. Di dati, certamente, cosa sì. Dati sì. Bisogna dire questa verità anche, bisogna dirla e non aver paura di dirla. C'è sempre da sospettare quando di qualcosa non si può parlare. Esattamente, sì. C'è sempre da sospettare. No, perché quando... allora, se un sistema che si dice democratico libero e ti proibisce a certe cose, allora non c'è più né libertà né democrazia. Ci dovrebbe essere un dibattito. Eh no, bisogna dire, deve essere un approfondimento. Poi io posso aver torto, tu hai ragione, viceversa, oppure non ha torto nessuno, non ha ragione nessuno, però bisogna parlare con le carte in tavola, cioè mettere le carte chiare in tavola e dire questa è la realtà, o volete o no, bisogna accettarla. Perché davanti ai fatti non si invece, può mentire. Cosa hai riscontrato? Siccome certi argomenti vengono etichettati, sì. È difficile anche parlarne. Sì, 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 sì. Perché in genere si prende come verità assoluta e ti viene scagliato contro come verità assoluta. Esattamente, perché il sistema interessa a fare questo, a creare questa situazione e creare anche l'odio. Perché ci specula sopra, questo va detto la verità, va detto, perché loro purtroppo hanno questa brutta abilità di metterti contro, di farti fare una guerra, di farti fare una rivoluzione, eccetera. E questo sistema deve finire. E soprattutto, guarda, c'è un dato di fatto, io ho letto su Libera Stampa, cioè diciamo Libera tra virgolette, ma voglio dire, notizie di questo genere, che per esempio in Israele hanno proibito alle ragazze israeliane di sposare uomini di colore. Quindi Ubaldo, da quello che ho capito, stai dicendo noi siamo per ristabilire una certa verità. Certo, bisogna dire la verità. Noi non siamo per etichettare, per accusare. Non bisogna né etichettare. Siamo pronti né accusare, al confronto. Non bisogna né etichettare, né accusare, né discriminare in maniera stupida. Anche per certa gente deficiente che attacca gli ebrei così a casa, cioè proprio per sentito dire, senza documentarsi come, per esempio, come si deve fare, no? Ecco, devono capire che proprio dagli ebrei abbiamo tantissime cose da imparare, perché insomma sono degli abili affaristi, hanno una certa tradizione, una certa storia e bisogna prenderne atto. Però dall'altra parte anche certi signori ebrei che hanno un certo potere non devono approfittarne per fare i casini che sappiamo che hanno fatto, perché purtroppo è così, che poi per carità non è che sono solo loro, anche loro complici, ma per esempio andiamo a guardare quello che succede in Siria. E lui dice, ma sai Israele che fa? No, non è solo Israele, gli Stati Uniti, sono anche i paesi arabi, il Qatar, il Dubai e l'Arabia Saudita che finanzia questo casino che c'è in Siria. Questa è una cosa che si sa e va detta anche questa. Quindi vuol dire, la colpa non è solo di una parte, ma è un po' di tutti, e questo voglio dire, è un po' di tutti. Quindi che cosa possiamo fare? Invitare che cosa i nostri amici? Magari a chi dice, ma insomma vecchiume, cosa stiamo a rivangare? No, ecco, questo qua che dire vecchiume e dire che è una cosa che possiamo guardare avanti, a me viene da ridere, perché chi parla così sicuramente non ha capito niente di che cos'è stato il fascismo, che cos'è il fascismo, i suoi contenuti ideologici, spirituali, che cosa prevede il fascismo, l'uomo che voleva il fascismo, e le donne che voleva il fascismo, cioè, eccetera, eccetera. Per esempio, molti ignorano che la donna durante il fascismo era più emancipata di quello che appare oggi, cioè nel rispetto, eccetera, la femminilità che veniva esaltata, come veniva anche esaltata la mascolinità dell'uomo. Basta andare al Foro Italico a Roma per capire qualcosa, basta lì, ma sono anche altri esempi per quello. E la famiglia, eccetera, valori che secondo me sono assolutamente inscindibili, indistruttibili, che però se andiamo avanti con questo passo, la società occidentale cosiddetta rischia seriamente di distruggere la famiglia, anche con certe permissioni, perversioni, eccetera, che stanno accadendo, insomma, che veramente
guarda, lasciano la mare in bocca e ti sono casuali fanno... o invece no, per me sono provocate e lasciano pensare male. Per esempio, uno nella sua sfera privata può essere quel cazzo che vuole, eterosessuale, bisessuale, omosessuale, lesbo, quel cazzo che vuole, ma sono cose personali. Cioè, non c'è bisogno, ma il gay pride qui, che cazzo roba è? Cioè, ma che roba è? Ognuno è quello che è. Poi, cioè, voglio dire, guarda, questi problemi l'umanità ce li ha da quando è sorta. Cioè, ma non si è mai fatto il casino che si fa adesso. E la cosa, ti credimi, veramente lascia pensare male. Puzza. Puzza, certo che puzza. Perché è assurdo addirittura adottare i bambini in una coppia gay. Ma dico io, ma come, cioè, ma questo va contro natura, scusatemi. Cioè, io dico solo una cosa. Per me una persona intelligente, almeno secondo me, la prima cosa da fare è rispettare la natura umana, rispettare la natura e le sue leggi. Chi ci va contro ci rimette e oggi infatti lo stanno dimostrando, che ci stiamo rimettendo, l'inquinamento, eccetera, 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 l'ignoranza, poi soprattutto una cosa che manca oggi, il Covid che manca, è la passione dello studio, della ricerca, del sapere, che purtroppo è solo in una piccola percentuale. Io vorrei che invece fosse ampliata a tutti la conoscenza, proprio per evitare certe storture, perché io credo che se l'uomo più sa, nel senso veramente sapere, ecco, può meglio pensare alla sua vita, cioè può capire quali sono i suoi vantaggi. Per esempio, a me mi viene in mente una frase di un grande magnate dell'industria automobilistica, Henry Ford, che disse: il progresso non è tale se le scoperte della tecnologia non sono alla portata di tutti. Ecco, disse una frase del genere. Ecco, è una frase intelligentissima. E così deve essere, cioè, che non vuol dire solo tecnologia di quello che meccanica, ma significa tecnologia di quello che c'è in natura. Per esempio, l'uomo non conosce la natura, non la conosce, cioè, come la conosceva una volta, per esempio, gli antichi contadini, eccetera, che non è che la conoscevano per uno studio, ma per una questione pratica di vita. Ecco, poi la tecnologia ha anche il significato di un modo di fare qualcosa. Certo. Cioè, quindi voglio dire, tutte queste cose qui, oggi dobbiamo mettercele in testa e studiarcele, cioè dare un senso alla vita e capire, cioè, e non pensare come da ignorante, ottuso, deficiente, indottrinato, avere una mente libera e capire il perché e per come certe cose. Per esempio, tu hai detto, ma perché si proibisce di parlare del fascismo? Addirittura una costituzione c'era della è proibito la ricostituzione delle... Ecco, perché per questo motivo, perché non si vuole fare un confronto, e no, perché se si fa un confronto, ma seriamente, Sui fatti. Se si fa un confronto seriamente da regime attuale a quello del passato, se andiamo a sommarlo in tutto per tutto, di sicuro sono certissimo che il fascismo non ne viene sconfitto. Non so chi perde, ma il fascismo di sicuro di no. Cioè, io parlo del fascismo in quello che è stato. Poi c'è, cioè, molti confondono il fascismo e dittatura. No, il fascismo non è nato come dittatura, non esiste. Se andiamo a prendere i postulati delle prime normative della riunione di San Sepolcro del marzo 19, e lì vediamo lì, ma la carta del Carnaro, che poi è la stessa cosa più o meno, non esiste che una dittatura. La dittatura in Italia è nata per altri motivi, che poi la dittatura che è stata in Italia del fascismo, che poi che è nata, meglio, e questo va precisato, dal 25, dal gennaio 25 fino alla fine, perché dal 22 a ottobre, cioè ottobre 22 fino a gennaio 25, il regime fascista ha governato in una società con tanti partiti, anzi le minoranze, si può dire. Ci fu il listone Mussolini, un listone antilittera che poi ha ripreso 70 anni dopo Berlusconi. In realtà il fascismo governò, aveva 35 deputati, poi dopo, con l'assassinio di Matteotti, Mussolini fu costretto, gioco forza, a cambiare le carte in tavola. Ma quindi, scusa se io traggo queste conclusioni, ci stai anche dicendo di rivedere un po' quello che accade con la famosa liberazione dell'Italia. Certo, quella da rivedere. La guarda, visto quello che succede, è stata prima di tutto una rapina, un furto, è stata data un'ubriacatura di illusioni democratiche che poi nei fatti tale non è stata, perché il paese ha cominciato a indebitarsi in maniera spaventosa. Ecco, bisogna dire un'altra cosa, che durante il fascismo il bilancio dello Stato era quasi sempre in pareggio e non c'erano i debiti di oggi, perché qui bisogna sottolineare un fatto importantissimo secondo me. Oggi si dice l'Italia era povera, sì, ma povera come? Andiamo a vedere. Poi, meno male, sì, certo, uno poteva andare in vacanza tutto l'anno, poteva, però aveva il necessario, almeno la stragrande maggioranza della popolazione. Io c'ho un'esperienza familiare di mio nonno che è eccezionale, che mio nonno non è che era fascista, no, era uno che
gli andava bene un governo che rispettava chi lavorava, rispettava, faceva rispettare la legge, proteggeva le famiglie, proteggeva chi faceva il suo dovere. Il mio nonno, adesso qui mi siedo seduto qua, a questo terreno, l'ha preso in quel periodo, nel 26, ne ha presi 40 ettari e fu aiutato dallo Stato, dal governo Mussolini, a incrementare la, la produttività. Ecco, ma la moneta durante, durante il... com'è che funzionava? Beh, diciamo allora i prestiti che venivano fatti, no, nel senso, moneta... nel senso oggi noi prendiamo, sì, lo Stato non la può prendere direttamente, sì, dalla BCE, ma si deve indebitare. E invece no, allora, ecco, come funzionava? No, allora è tutto diverso, cioè, anzi loro non c'erano i debiti che c'erano oggi. Tra l'altro oggi si parla di progressi, ma poi andiamo a vedere che abbiamo un debito impagabile. Allora mi domando, ma che progresso è sul debito? Cioè, vuol dire, non, c'è cosa che non funziona, insomma. La nostra vita è regolata interamente da aspetti finanziari. Esatto, e questo, guarda, viene detto da tanti, e non solo io a dirlo, ma anche persone più autorevoli di me, che il debito pubblico italiano, ripeto, il debito pubblico italiano per 4/5 è illegale, perché è dovuto soltanto alla speculazione internazionale. È ricatti che fanno i signori qui delle agenzie di rating, no? Che prima ti ricattano, poi ti dicono, poi ti... cioè, è un imbroglio continuo, e purtroppo la gente è lì che dorme e va a leggere le fantasie invece di pensare alla realtà dei fatti. Certo, Ubaldo, abbiamo anche il tempo contrario, sta piovendo. Sì, capita, abbiamo un pochettino. Io ti ringrazio, sicuramente saranno da riprendere questi argomenti. Certo, li facciamo un'altra volta. Ti ringrazio intanto della disponibilità. No, ma c'è ancora di dire, soprattutto cosa. Colgo il tuo invito, veramente lo colgo anche, sì, personalmente, sì, ad approfondire, a scegliere le fonti anche, certo, adeguate. Certamente, certo. Ad approfondire che cosa accadde esattamente durante, sì, un certo periodo storico. Esattamente, bisogna, questo è vero, bisogna capire cosa accade e perché accade. Poi un'altra cosa da dire, che va detta, nella mia analisi ho scoperto una cosa sola, che soltanto un capo di governo ha veramente governato, nonostante i suoi errori, ma comunque ha veramente pensato al bene comune di tutti gli italiani, senza distinzioni di classe, eccetera, eccetera. E questo è stato Benito Mussolini. È inutile che stiamo qua a rimanere il manico nel ciurlo, ma è così. I fatti lo dicono chiaro e tondo. Ecco. Per non dire del resto, per non dire appunto che è stato l'unico periodo in cui gli italiani si sono sentiti veramente tali, c'è l'orgoglio degli italiani e c'era un grande rispetto. E questo va detto, basta vedere cosa ha detto Churchill prima della morte di Mussolini e dopo la morte di Mussolini. Insomma, anzi addirittura sono stati elogi di Churchill anche su Mussolini. A questo punto vorrei ricordare invece un aforismo di Stalin. Matti, ci dobbiamo ritrovare in un altro momento, perché qua rischiamo di compromettere, sì, anche gli strumenti elettronici. Concludo con un aforismo di Stalin, sì, che disse: Mussolini è stato il più grande uomo politico del XX secolo, ha commesso il solo errore di non aver messo al muro i suoi nemici. Beh, detto da Stalin. Bene, buona sovranità a tutti, grazie Ubaldo. A tutti quanti, buona sovranità. Ok. Yeah.